Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Chi nega l'esistenza del libero arbitrio nega il peccato, cioè la responsabilità dell'uomo inclina al male. Chi nega il peccato rende vana l'incarnazione, la passione e la morte di Gesù Cristo, perché Lui è venuto per salvarci dal peccato. Se non abbiamo peccato, allora che senso avrebbe tutta l'economia della salvezza? Stiamo molto attenti a questo tipo di eresie.